Salve a tutti, bentornati nuovamente a Pokémon. Da quanto tempo ormai? Yeah. Da tanto. Niente, adesso faremo vedere la lista del mazzo che abbiamo studiato anti-GX. Ecco qua la lista. Diciamo che è il mazzo anti-Caterpie. Allora, Pokémon, mazzo tutto verde, tutti da amanti della natura, con base Rowlet e Executor della GX, che con zero energie, quindi bellissimo, faceva sì. Quello che faceva la vecchia foresta gigante. Per chi non se lo ricordasse, faceva uno stadio che diceva che tutti i tuoi Pokémon erba si possono evolvere il primo turno che vengono messi in campo. Sì. Questo attacco fa: cerca nel tuo mazzo una carta che si evolve da uno dei Pokémon dei tuoi Pokémon erba e metticela sopra per farlo evolvere. Se quel Pokémon da stadio base diventa fase 1, cerca nel mazzo la fase 2 e lo fa evolvere. Quindi tu in un turno puoi passare con 0 energie da avere un Pokémon base a avere un Fully Evolved. In più, con 3 energie, di cui una in colore, fa 150 e cura questo Pokémon da 30. Infatti questo Pokémon viene usato anche molto come tank, perché c'è il Labirinto delle Meraviglie, la stadio Prisma, che ogni turno ti fa curare 60, se non sbaglio. Sì, più cava anche gli status. E cava anche gli status. E l'attacco GX, essendo l'unica GX, di solito si tende ad usarlo. 200 se, con 3 energie. Se questo attacco, se questo Pokémon ha almeno 3 energie extra segnate, in aggiunta al colore del costo dell'attacco, il tuo avversario mischia tutte le energie assegnate a tutti i suoi Pokémon nel suo mazzo. Quindi è come se lui ricominciasse. La cosa bella di questo mazzo, come ho detto all'intro prima, Shot IGX, non grazie ai danni, ma semplicemente alla catena evolutiva che si può evolvere in un turno grazie al effetto primario di Executor e Rowlet e di Widow Kakuna, che infine si evolve in Kakuna in Beedrill, che è l'effetto forte. Cioè, allora, Beedrill si gioca per il primo attacco. Però vi leggiamo, essendo visto che si gioca per il primo, ovviamente cosa facciamo? Si leggiamo il secondo. Due energie in colore, 90, questo Pokémon infligge 10 danni a se stesso. Più fa 90 di danno. Cioè, 90 di danno. Meglio che niente, dai. Destino pungente. Un'energia, puoi usare questo attacco solo se questo Pokémon ha dei segnali di danno. Quindi tu usi il secondo attacco, fai 90, ti fai 10 danni. Poi ci saranno altri modi per farsi danno, vedrete. Poi, entrambi i Pokémon attivi vengono messi a capo. Quindi lui, essendo dai un premio e basta. E tu, perché uno, volendo, ne puoi prendere due, tre. Dipende cosa ha dentro il campo. Con un Pokémon attivo. Esatto. Vabbè, la cappa Pokémon, che ormai è un must. Possiamo anche skippare. Comunicazione Pokémon più o meno. Gran pozione, si gioca in 3 per cuore 50 danni da Rowlet. Diciamo che è il tuo tank. Tu lo metti lì finché non è tutto pronto. Quando è tutto pronto, esatto, lui si sposta. È un tank. Cioè, il mazzo tank è rivisitato per sfondare una premium. Esatto. Penso, vabbè. 4 rate ball perché tutti i Pokémon sono di tipo erba. Scambio, perché quando noi saremo pronti con i Beedrill, oppure quando non saremo pronti con i Beedrill, vorremmo metterli parte dentro, metterli fuori e mettere lui per tankare. Bosco Smeraldo. Vari stadi per cercare energie, sì, e eliminare gli stadi che ci danno fastidio. Infatti, centrale elettrica, perché i nostri Pokémon GX non hanno abilità. Esatto. L'unico nostro Pokémon. E scusate, ho sbagliato, non è l'altra, è la foresta della vita. Vabbè. C'è sempre anche il labirinto meraviglioso. Foresta della vita, ogni volta che un giocatore gioca, cioè scusa, una volta per il turno, un giocatore può curare un suo Pokémon erba da 60 danni e rimuovere tutte le condizioni speciali da esso. Non è male. Non è per niente male. Analisi di Beedrill, 2x, vabbè, io l'aiuto, le conoscete. Analisi di Beedrill, guarda le prime 7 carte, ti prendi 2 allenatori. Camilla, rimischi la tua mano, peschi le carte. 4 verde, perché non abbiamo Pokémon con abilità e quindi possiamo andare a cercare 2 carte allenatore dal mazzo, qualsiasi. E grinta di Rocco, 1 perché... per cercare altre carte. Possiamo aggiungere fino a 3 carte, che aggiungere la mano, poi il turno finisce, quindi farlo di turno 1 sì, è molto forte. E poi... infine Samina per riciclare le carte che abbiamo giocato. E il Moschelta in 2 per subire ancora meno danno, quindi per tankare ancora più turni. Perché e infine siamo pronti. 4 energie. Ah, scusate, voi non vedete le carte che sono qui sotto. Vabbè. Energia arcobaleno in 4 per, giusto per darla. E 8 energie erba per fare gli attacchi vari. Se il mazzo vi è piaciuto, lasciate un like. Comunque adesso passiamo a qualche partita. Acqua metallo buio drago. No, che cavolo ha? Darkbox.
Perché cosa è? Drago e Naganagade. Metà di Girachi, acqua, non so cosa sia. Naganaga è drago. È drago psico, dipende. Secondo me è ultra creatura. È ultra creatura, quello nuovo. Però acqua chi è ultra creatura? Nessuno. Acqua adesso lo usano con quello lì. Blu, come si chiama? Psyduck. Quello. No, non Psyduck. Quello è molto quello che in teoria è roccia acqua. Quel Pokémon che roccia acqua. Quale dei tanti? Uno dei primi. Tutti i fossili sono roccia acqua. Poi c'è Crastor che è roccia. No, non Crastor. Crastor. Può essere tipo un. Una Quaxel. Non mi ricordo il no, nome. No, quella era acqua a terra. Sì. Proprio ultra creatura. No, non è ultra creatura. No, è Psyduck che è Zubuk. Dici? Ah, oh. Col tizio di Misty dove la giochi, solo in quel mazzo, tipo. Infatti che, di nuovo, noi abbiamo una mano in merda. No, quello adesso lo Switch riesce a recuperare qualcosa. Sì, no, che recupera, si recupera. Adesso scopriamo che mazza è. Appunto. Avevi ragione. E io ho sempre ragione. Cosa stai cercando di fare? Non c'è da fare la luce. Sono più belli. Scusate, eravamo un po' luminosi. Meglio degli interruttori. No, ok. Mai. Oh. No, va bene. Ancora meglio. Sì. Prendi quello quello. Teletubby. Dai. Cazzo, mi tocca anche sprecare un'energia così, uffi. Ah, oh, è l'unico modo per. Widow. Perché Widow? Mi spiegate perché Emorga, Jumpuff e company hanno 0 di ritirata, Widow a 1. Widow. Crescita strepitosa. Proprio strepitosa la crescita. Guarda che evoluzione, evolvono benissimo. Abbiamo un Kauna, un Kakuna. Venga qua vicino. No, so che puzza. No, è che puzzi. Entra dentro la fotocamera. Ok. Dai. Vediamo un po'. Un pot. Guarda che tutti i mazzi in carta girano. Poi io ho sciotto. Lì per me è che scala. 150? Grazie, bel turno, mi è piaciuto. Anche a me. Voto? 10. Guarda, facciamo anche un altro B. Prepariamoci lì dietro. Guarda, è un tancone quello che hai adesso. Diventa sempre più grosso. Abbiamo un Widow e un Kaukuna nei primi. In teoria dovresti riprenderli. Se lui gioca il Jack grosso, tu ce l'hai ancora più grosso. Stai fermo. Bravo. Scutendo la spada mi scuotevi tutto. Ok. Hoggers. Sì. Molto. No. Sì. Vediamo. Ok. Noi abbiamo due kamikaze. Esatto. Sono lì pronti a essere esplosi. Essere esplosi è molto italiano. No, è bello che se appena ti gioca il cortesia di Misty, non si distraga col telefono che stiamo registrando, per favore. No, sei tu che mi hai mandato una cosa. Non adesso. Cos'è, mazzo drago? No! È un Zubbuck e Psyduck! Per i draghi ancora non li abbiamo visti comunque, se ci pensi. No, devi dare l'energia covalena su di loro. Mi sono stupido. Niente, passi così. Crescita strepitosa. Così vedi le carte che hai in mano. Le carte che hai dentro al mazzo. Cosa c'è rimasto? Tutto i peschini. Tutti i peschini sono dentro. No, aspetta. Non è vero. I peschini sono tutti qui. Per farti... la stadio Prisma. Due Pokémon. E... una, due Retteball. E due scambi. Quindi no, una rete ball l'abbiamo usata. 2, 1. Allora, due Pokémon, una rete ball, due scambi e un botto di energia. Esatto. Vabbè, per fortuna. Adesso vediamo, sennò cominciamo ad attaccare. Un'energia. Prende il doppio lui, vero? Sì. Tutti. Quindi abbiamo. Diamo anche quindi, prima abbiamo detto che c'è due Pokémon. Due scambi e una rete ball e un'energia. Basta. Adesso vediamo quando vuole. Di nuovo, giustamente. Si sa, deve. Cioè, questo non c'è più. Ma che adesso il mio è tipo indistruttibile. Cosa? Il mio Pokémon attivo. No, è bellissimo il tuo. Ma dopo mi sa che gli devo ammazzare la prossima. Sì, che è all'infinito. Ma l'Apros glielo ammazziamo tranquillamente. Sì. Adesso si riprende cortesia di Misty. Ma lui attacca con una due energie.
Due energie fa 40 per ogni aiuto che scarta. Ok, quindi dobbiamo. Cioè, volendo si può anche caricare lui. Noi carichi quello forte e butti già un Lapras. Allora, mio Lapras, ce lo chiamiamo. Vogliamo giusto per vedere se becchiamo una carta che. Per farci dare. 300. No, abbiamo avuto un matchup anche favorevole. Sì, sì, assolutamente. Perfetto. Va bene. Ci si beve Weedle, però. Ah, oui. Lui fa tanto. Più adesso. Che altro non ha modo per prendere. Lui adesso, allora, lui adesso mi fa tanto. Ma volendo, noi possiamo. No, non è vero. Ok, attiva più carte perché lui è sotto uno di premi. Sì, però così si toglie carte dalla mano. No, perché può usare cortesia di misti. Due volte. Però non gli conviene cavarsele. Peccato, non ha energia. Da quello che mi sa, perché non l'ha messa prima. Non l'ha mica segnato. Magari non voleva sprecare da segnare la prassola Giaci. No, poteva già metterlo sul coso, su dopo. Sì, magari io glielo switchavo dentro e andiamo. Ah, aveva paura quello, dici? Oh. Comunque, scusate, il doppio coach, infatti. Non so, muoio. Scusa, dipende quante energie ha. No, quante aiuti. Aiuti ha, scusate. Ma riscatta, vero? Sì, sì, riscatta. Fioritura, cioè, ha un blaster, solo giù. Poi, adesso lui fa tutto, adesso te lo uccide tranquillamente. No, non è detto. Fa cosa fa? Scusate, 40 non più, mi ricordo più. 40 più 40. 40 per. 40 per. 1, 2, 3, 120. 6 sono 2,60. No, 2,40. 7 gli servono. Può essere che le ha. No, a verso le ha, però. Cioè, comunque 7 carte scartate per uccidere un Pokémon sono tante. E poi dopo lui va sopra, quindi non può più usare Surge. Cioè, 2,80 precisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Rens, perché è andata. La scartata. Cioè, è andata nella zona pelluta. Boh, adesso vediamo. Se abbiamo un'energia arcobaleno, ridiamo. Ma il problema è, vuoi tentarlo? Perché se metto lui, poi faccio fatica di tirarlo. Metto uno di loro due. Sì, metto uno di loro due, tanto così gli diamo solo un premio. Sì, e mal così, mal che vada. No, va bene. Vedi. Va bene. Ah, hai sbagliato. Ah, no, è vero. No, perché sennò non potevo scegliere l'arcobaleno. Ne è comoda. Adesso metti l'arcobaleno e ci facciamo tre premi così. Aspetta, però ho scalato l'energia. No, c'è per dopo. Destino pungente. Guarda, paf, morto. Tre premi gratis con questa combo. Tre premi. Senza. Al costo di uno. Questo di uno. È una sborata sto mazzettino. È carino. Cioè. Il problema? Cosa? C'è un problema. Mi dica. Chi gioco? Allora. Tu giochi un coso. Ho capito il tuo problema mistico. Io gioco BD? Sì, perché se lui ha non può assegnare due energie, non ce la fa secondo te? No, non può, è vero, non può assegnare due energie. Non ce la fa. Quindi possiamo giocare il tancone là davanti. Dici così? O te la rischi? Io metterei comunque BD. Io metterei. Perché BD, ascoltami, perché comunque BD con due energie può ammazzare lui. Esatto. Con un attacco. E poi si infligge danno e parte la combo, esatto, di prima. Quindi io farei così anch'io. Vediamo. Perché non si sa mai che ha un e modo. Con la Red Bull possiamo. Fai conto che i draghi lui in questo turno non li abbiamo visti. Perché lui ha dei draghi dentro al mazzo. O magari draghi. Non so se drago te lo dia perché ho presenza di Gens. No. Non, perché c'è proprio quella. Non lo so. Cioè, se te sei sotto, vedi. Fino a. Rischi proprio che te lo uccide male. Cioè, lui se abbiamo uno scambio. Questo qua schiamo, bene, scusate. Adesso è un po' più difficile trovarlo, però vabbè. Se guarda che l'energia ce l'abbiamo. Sì, sì, quella la segneremo poi. Lui adesso pesca, noi dobbiamo avere qualcosa per pescare. È un po' stallosa come partita, sì. Però il primo che ti prego, se lo fai, ti prego fallo. Ti prego, se sei stupido lo fai. Dici di scambiare. Si mette dentro Psyduck. Ah, può essere che lo fa. Per me non riesco a metterlo perché dice. No, è stupido se lo mette. Spero che non sia così tanto stupido sto ragazzo. Samina. Cosa da scenetta? Se lo fa è tanto stupido. Tanto. Speriamo di no, dai. Però che già no, speriamo di sì. Boh, lo vediamo. Speriamo di sì. Sugen e Kuch. Ok. No, è che se non ci mischiava la roba riuscivamo a. Cioè non ci mischiava la roba potevamo vincere, sì. Cioè è molto più. Okay, ok, intanto rimanere addormentato va non bene. È male. Cosa abbiamo pescato? Un'energia. Allora. Cosa vieni a fare? Ah, o ti prepari il Beedrill. Giusto per così ce l'hai pronto. Ma dici da segnargli questa? Tu li puoi dare l'energia a Cobaleno. Sentiamo. Sì, ok.
gli dai l'energia con baleno, lo switchi con l'altro e aspetti. No, no, gli do in... quella sotto dà un'energia e passa così. Non stare a rischiare a darla. Sì. Tanto l'energia non ci mancheranno. Ma il cavallo dopo. Scalto questa e la prendo. Sì, sì. Lo devo fare adesso, così se ho volta in mano. Così cavalli la carta in mano. Sì, più che altro facendo sta giocata con timbro. Ok, sì, sfortunatamente gli si è svegliato il giraccio. Il timbro diciamo che gli ha salvato la partita. Se no, in qualche modo riusciva a prendere due scale. Ecco quelli ranghi. Sì, li usa per l'effetto, mi sembra. Boh. Una sola durante il turno. Puoi cercare una carta aiuto dal tuo master, mostrarla, aggiungere alla tua mano. Poi sì, serve sì, per. È lunga. No, vabbè. Sì, deve attivare Lens. Adesso lui attiverà l'effetto anche lui di riprendersi energia, così non gli mancano. Sì. Adesso vediamo. Non so. È tirata. È tirata, tirata. Sì, sì, sono belle quelle partite così che non è tutto in discesa, secondo me. Quindi. Cioè noi anche pure avendo la sua debolezza a favore, lui sta comunque riuscendo a tenere. Adesso per fortuna non può attivare. Ma cioè a noi ci serve una carta giusto per potenziare l'altro. Adesso se lui aveva scambio, quindi sicuramente ti butterà giù un altro e cerca di fare il per tutto. O se no addirittura passerà pescando e dirando speriamo che non attacchi. Ok? Questo potrebbe essere fastidioso. Questo o. Allora, o uno scapegoat. Okay. No, passa così. Non aveva niente per scambiarti, si vede. Ok. Quella lì è buona, molto buona come. Io userei lei. Lei build sicuro. Perché se becchiamo due cose abbiamo vinto. Una c'è. Una c'è. Una. Peccato. Peccato, peccato. Okay, in questo caso io faccio. Gioca un'altra sfera. Così ti vai per un altro Pokémon e ce lo mettiamo sotto. Un altro Beedle. Sì, no, Weedle. Quindi non puoi. Sì? Se ne esiste prendere un altro di lui o prendere lui o prendere, no, prendere Widow o addirittura energia. Energia? Prendi energia. Così cambia le carte al mazzo, non è male. La metti sotto. Metti su di lui, così ho sempre queste. Sì, sì, così se metti caso ti spacca il piccolino, il quello, diciamo, la nostra bomba atomica contro GX. Rischi meno a far. Mi scusi. No, scusa, no. Che mi sono piegato e. Devi. Mi sono piegato così per stare più vicino allo schermo possibile. Venga, lo so che puzzo, però devi stare vicino a me. Non te l'ho mancata a registrare un po' con me? No. Soprattutto un po' come un gioco. Ma sì. Rocco? Houston? Abbiamo. Ha attivato. Rocco, quindi il suo turno finisce. Ah, sì, sì, va bene. Il problema è che noi se peschiamo. Ok. Fagù! Cosa il cazzo? Già, noi veramente. Io dico, faccio sempre così. Sì, sì, noi proviamo. Vogliamo provarlo? Cosa vuoi fare? Peschiamo. Non mi ricordo quanto sono rimasto dentro al mazzo, purtroppo. Solo ti direi sì, volentieri. Mettilo su di lui. Perfetto. Vieni poi a pescare. No, no, aspetta così. Io no, il problema è che non puoi. Fai fatica ad aspettare così. Perché se lui ti becca il coso giusto, può shottarti in un turno. Il problema è che peschi solo uno. Cosa? Pesco uno. Posso pescare il Camillo, posso pescare il verde. Prova, dai, dai, rischiatela tanto. Cioè, con verde ho vinto. Non è vero, ho detto una minchiata. Non è vinto. Perché ho segnato l'energia a lui, sapevo che devo aspettare. Vabbè. Shit. Vabbè. Vabbè, tu adesso prendi il doppio scambio. Il doppio. Cosa no. Ho un'idea. Quanto gli dici danni? 30. Quindi lui ti ho usato una carta in più. Sì, però ne avrà. Io prenderei doppio. Questi? Uno, ne prendi di quello e prendi. Perché uno? Prendi quello e un pauso per pescare. Se no prendi addirittura quello che hai ragione te per difenderti, insomma. Lui e no, Bill. Prendi l'elmo. Prendi l'elmo. Lui. E? No, io uno di questi è appena sicuro. Ma anche. No. Wait. In gioco. No, non posso pescare. No. Ok, no, 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 no. Prendi l'elmo e. Non quella. È quella per pescare. È un'altra di verde. O Camilla. Io prenderò un'altra di verde. Vai. Fai così. Ti dico il perché.
Perché se non siamo morti in questo turno abbiamo vinto. Ah, ho capito. Cioè, se siamo morti, amen. Se non siamo, cioè, tanto vale la pena che siamo morti, almeno siamo sicuri di vincere. Moriamo, almeno siamo sicuri che il turno dopo vinciamo. Però mi sa che siamo morti. Perché ha tirato tutto di quello. Cioè, ha pescato tutto, ha tutto il massimo in mano. Lo scambio sappiamo che ce l'ha. Ecco. Ti ho detto, devi prendere l'elmo. Sì, ma l'elmo non ti cambia, l'elmo ti tanca 30. Cioè, non è che con 30 ti cambia la vita. Cioè comunque lui aveva. Se vuoi adesso vedi, te le scalta tutte, ti fa... Secondo me adesso sei intelligente e non le scalta con tanto, te le scalta tutte e ti fa vedere quanto l'anno si faceva. Cioè, l'elmo non ti cambiava la vita, qui la vita ti cambiava se lui aveva il modo di mettermi dentro lui. Cioè... Peccato. Vabbè. Vi salutiamo con questo video veloce. Sì, e ci vediamo alla prossima. Partitina come al solito. Lasciate un like e condividete. E iscrivetevi. Se non siete iscritti.